Siamo con Giampiero Giuliani, allenatore del Macomer, nella nebbia dello Scalarba, insomma un po' di amarezza per questa partita con la prima in classifica. Non si è vista la differenza di punti, bisogna dire, Macomer è andato sotto questo rigore, poi ha cercato in tutti i modi di pareggiare, ma non c'è stato verso. Sì, purtroppo sono quelle partite dove chiaramente trovi le motivazioni, le trovi già da solo perché stai giocando comunque contro la prima in classifica, e noi stranamente comunque quando abbiamo giocato con una squadra che gioca a pallone abbiamo sempre detto la nostra nel modo giusto, perché sono tutti ragazzi, la maggior parte almeno tutti ragazzi che hanno giocato in categorie superiori naturalmente, quindi sanno stare in campo, sanno leggere le partite. E forse oggi ci ha aiutato un attimino anche il campo comunque, perché per le condizioni in cui era, diciamo che premia di più la squadra un po' meno tecnica, dove noi comunque abbiamo qualche buona individualità ma abbiamo anche qualche lacuna da quel punto di vista. Tu hai preso la squadra del campionato, la situazione era a dir poco difficile, no? Abbastanza, perché mi hanno chiamato il 24 di agosto dove mi hanno detto che non c'erano giocatori, non c'erano soldi, per cui ho detto va bene, proviamo, vediamo se riusciamo a vincere questa scommessa. E pian piano, grazie all'aiuto comunque di, ho cercato gli amici prima di tutto, e poi ho dovuto far rientrare, sono rientrati per fortuna i giocatori che l'anno scorso facevano parte del gruppo del Macomer, dove c'era stato qualche problemino con la dirigenza che è stato risolto, e quindi ben volentieri si sono rimessi a disposizione. Ecco, il cambio di girone quanto ha influito sul rendimento della squadra? Beh, il cambio di girone, diciamo che questo è un girone molto forte, perché oltre alla qualità delle squadre e dei giocatori, consideriamo che adesso la squadra di oggi, il CUS, ha molti giocatori che giocavano fino all'anno scorso e un paio d'anni fa hanno fatto la Serie D con la Latte Dolce. Troviamo giocatori che sono stati nell'Atletico Uri, che sono stati nell'Usinese, per cui oltre ad essere un girone molto tecnico è anche un girone bello tosto. Per cui ci siamo dovuti tirare sulle maniche in molte occasioni, battagliare proprio, cercare di tirare fuori da ognuno di noi quello che potevamo dare per cercare di tirare fuori i punti. E tutto sommato diciamo che molti non credevano in questa situazione di questo momento, perché comunque abbiamo 25 punti e puntiamo a fare ancora 7-8 punti per tirarci fuori definitivamente dalla bagarra della retrocessione, diciamo, e sono sicuro comunque che li facciamo. Grazie a Giampiero Giuliani, in bocca al lupo per questa sorpresa. Grazie a voi.